Alla cittadella dello sport, Sambucete e Penne si affrontano per la 27esima giornata del campionato di eccellenza. Mister Pavone si ritrova con gli uomini contati e schiera il tridente cacciatore di Ruocco Pagano. Sul versante opposto il neotecnico Savini ridisegna la difesa a 4 per i suoi e in avanti lancia Gelsi a supporto di Lalli e Criscolo. Prima del fischio d'inizio si osserva un minuto di silenzio per la scomparsa di Dante Pesolillo, presidente dei Viola negli anni 60. Dirige il signor D'Antuono di Pescara, coadiuvato da Bernardini e Silvia Scipione. Avvio determinato del Sambuceto che dopo soli 30 secondi crea il primo brivido alla retroguardia ospite con il colpo di testa di Criscolo che non inquadra lo specchio. Il numero 7 all'ottavo viene lanciato in profondità da Lalli che brucia Casimir in velocità, ma il suo tiro è respinto da D'Amico. Criscolo ancora protagonista al 19esimo quando con una magia serve Gentile che cade in aria dopo il contatto con Di Remigio, ma per il signor D'Antuono è tutto regolare. Al 21esimo il Penne si affaccia dalle parti di Dedeo. Sulla punizione di Cacciatore Casimir non riesce nell'acrobazia. La palla arriva sui piedi di Pagano che impegna il portiere. Cacciatore si avventa sulla respinta ma da due passi spara alto. Prima della mezz'ora Donatangelo è costretto a uscire per infortunio nel frangente di superiorità numerica. In attesa dell'ingresso di Bianchini il Sambuceto passa in vantaggio. Giocata di Criscolo sulla corsia di destra e cross preciso per la testa di Lalli che da pochi metri fredda D'Amico per il vantaggio viola. La risposta degli ospiti arriva direttamente da calcio d'angolo. Cacciatore disegna una traiettoria velenosa che Dedeo respinge come può. Al 39esimo Casimir atterra Criscolo in area, per il direttore di gara non ci sono dubbi, calcio di rigore. Lalli dal dischetto rimane freddo e sigla la sua doppietta di giornata. Criscolo cerca la gioia personale, al 42esimo tira fuori area ma non c'entra lo specchio, si va a riposo sul 2-0. La ripresa si apre ancora con i padroni di casa in avanti. Dopo solo i tre giri di lancette il numero 7 a trovare un gran gol che chiude così la partita, doppio dribbling e tiro raso terra che gela D'Amico. Al 7° capitan D'Addazzo prova la volée ma non riesce a tenere bassa la sfera. Al 13esimo grande incursione di Savini che dai 20 metri lascia partire un destro violento che Dedeo smanaccia con un miracolo. Le speranze del Penne si infrangono definitivamente al 24esimo quando Lalli cala il poker e sigla la sua tripletta personale. Da qui in avanti il Sambuceto abbassa ritmo in linea difensiva lasciando spazio ai biancorossi che al 30esimo vanno al tiro con Cacciatore ma Dedeo è attento e blocca. Due minuti dopo gli ospiti ci provano con Bianchini che calcia debole tra le braccia del portiere. L'ultima occasione del match capita sul sinistro di Pagano che non impensierisce però i guantoni del numero 1. Finisce così con i locali che tornano a vincere sotto la nuova guida tecnica di mister Savini che oggi non poteva desiderare esordio migliore. Per mister Pavone invece una giornata da dimenticare aggravata dai numerosi infortuni con il coraggio però di lanciare sempre tanti giovani per un buon avvenire. Le interviste di Matteo D'Achille. Siamo con mister Savini del Sambuceto. Mister, non poteva chiedere esordio migliore ai suoi ragazzi? Certamente, abbiamo fatto una buona gara. Abbiamo vinto la partita con una squadra che, bene o male, era 3-4 punti dietro di noi, non sono di preciso, ma certamente questa squadra era già preparata, cioè non è che ci ho messo chissà che cosa, questa è una squadra di grossa qualità, dove i giocatori hanno veramente grossa qualità e quindi non è che occorresse chissà che cosa per far giocare bene questa squadra. Siamo con mister Pavone. Mister, oggi forse per la prima volta da inizio campionato abbiamo visto un Penne in difficoltà. Guarda, non voglio parlare sul lato tecnico, tattico della partita. Abbiamo avuto purtroppo un brutto infortunio di Donatangelo, speriamo non sia niente di grave. Abbiamo diverse assenze, abbiamo preso gol, poi sono in 10. A mio avviso l'arbitraggio era stato troppo tollerante e noi abbiamo avuto due infortuni con 3 minuti senza prendere nemmeno fallo. È che è andata così, meriti al Sambuceto, un bocca al lupo a mister Savini.